ragazze, tenetevi forte! Salve a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti in questo nuovo video di Maestella 96 e oggi siamo sullo speciale 100 iscritti. Dunque, innanzitutto volevo ringraziare voi che siete i 100 iscritti al mio canale, siete 104 e vai, siamo 104, sì. Allora, in questo speciale, che è poi il primo speciale che faccio, farò la Disney Challenge, ovvero una sfida che è stata creata da youtuber americani che poi è venuta anche qua in Italia ed è stata fatta anche da molti youtuber italiani. Ovviamente non posso affrontare una challenge da sola, quindi sarò qui con Diabolic Lore 2002. Benvenuti ragazzi, con un nuovissimo video di Diabolic Lore 2002. Se raggiungiamo i 40 mi piace, ma il 96 porta un altro video speciale. Esatto, quindi 40 mi piace e un altro video speciale. Dunque, allora, la sfida Disney Challenge funziona in questo modo. Ci verranno fatte sentire delle canzoni, della Disney ovviamente, e saranno 10 canzoni e se le metterà, ovviamente non possiamo mettere noi, Totori 96, che è un'altra youtuber che è qui vicino a noi. Salve a tutti, sono la DJ speciale di questo episodio. No, lei è la DJ. Quindi, allora, ragazzi, vi invitiamo a lasciare un pollicione in su per questo video. Vediamo se lo vediamo in qua, non ti piace per il video di Totori 96. Dunque, abbiamo copiato un altro youtuber, ma vabbè, lo stesso. Allora, dunque, allora, la sfida funziona in questo modo. Quando ci verrà suonata una canzone per 10 secondi, noi dobbiamo indovinare il titolo della canzone e il film da dove è stata presa la canzone. Se indoviniamo la canzone è un punto, se indoviniamo anche il film sono 2 punti, quindi 2 punti per ogni risposta esatta. Se ovviamente diciamo solamente il film o solamente la canzone, 1 punto solo per ogni giocatore. Adesso Cotone, se ti vuoi accomodare alla postazione, voi non potete vedere, però c'è la postazione del DJ qua davanti. Dunque, sotto a spolliciare. A spolliciare. Ok, quando vuoi Cotone, noi siamo allora, pronti. La lista ce l'ho qua. Sì, non partire. Non partire. È partita una canzone. Scusate. Siamo. Ecco. Allora, ci siamo. Allora, lei intanto cerca la canzone. Comunque ragazzi, Romeo e Giulietta arriva, piano piano arriva, io ve lo prometto, arriva perché io ho anche un account su FP. No, ho un account su FP, ho finito ieri The Maze Runner, La Fuga, quindi per favore abbiate pietà di me, lasciatemi un attimo per riprendermi. Sono troppo indietro. Lo so che sono troppo indietro, ma vabbè. Ok, siamo. Ci siamo. Prima canzone di questa challenge. Pronti. 10 secondi, eh. Partenza. Via. La so, questa è cosa? Noi siamo la tua famiglia di Coda Fratello Orso. Sì, esatto. Allora, 2 punti a Maestella. 1 punto, sì, e vai, a posto. Altra canzone. Allora, te la sapevi? No. Lei è soltanto Disney. Vabbè ragazzi, io sono cresciuta, sono del 96, come dice il mio nome. Io con la Disney ci sono... Generazione Disney. Lui è un pochino più indietro, però la Disney la conosce. Piano piano sei qua, piano, dai. Piano. Dai. Sotto a spolliciare. Ancora, basta, dai. Dai, ci siamo, ci siamo. Spolliciate! Seconda canzone in arrivo. Vai. Pronti? Se parte. Dai. Allora cominceremo con la penna calda. La spada nella roccia. Oddio santo! Questo è il padre della roccia. Il film l'ha detto. Questo mondo fa girare? No. Sì, esatto. Ok, allora 1 punto a me che ho indovinato la canzone e lui ti ha indovinato il film. Quindi a posto. 1-1. 3-1. Era abbastanza difficile perché era molto vecchio come. Ma io la conoscevo, dai, la spada della roccia. Merlino, vai! Allora, questo qui vediamo se lo conoscete. Oh santo cielo. Lei è tremenda comunque, mi ha detto che ce ne metteva un paio. Allora, il titolo è molto lungo, già vi prepariamo. Bello. E allora, forse ho capito, il titolo molto lungo, io ne conosco tante con titolo molto lungo. Vabbè.
No, beh, tanto che lei è cieca, stavo dicendo, Romeo e Giulietta, adesso, questa settimana, forse ha fatto uscire il primo episodio, forse perché appunto devo gestire due fanfiction su FP, devo finire di leggere tutti i libri di The Maze Runner, devo cominciare la quarta stagione di The Walking Dead. A proposito di questa cosa, tanto ve lo ricordo alla fine del video, cominceranno gli audioblog con le recensioni appunto di serie TV, libri e altre cose, qualunque cosa. No, posso dire. Dai, tanto abbiamo fatto una pausa. Allora, adesso ho eliminato tutti i miei video, ma me li ho fatti ricominciare perché ho iniziato un po' male e volevo iniziarli con l'applicazione che ci avevo fatto vedere nel primo video, che è tipo un tutorial, anche un po' l'episodio su Clash of Clans. E basta, ormai adesso il mio canale sarà su Call of Duty, Minecraft e Clash of Clans. Call of Duty invece fa giocare a me, poi in alcuni video poi anche me stella 93. E vai, a posto, vai. Ok, dopo questa piccola pausa si parte con la terza canzone della challenge. Ci siamo. Vedete di bianco e bello? Ok ragazzi, scusate. Ho cercato il film. Sì. Scusate se si vede tutto basso. Adesso proveremo. Aspetta. La so. Ah, che erano tipo sopra. Non erano quelli. C'è chi veglia su te? Sì. Era difficile, però. Adesso te lo dico una facile. Porca miseriaccia. Allora, sì, la quarta sarà una abbastanza facile. Speriamo che la conoscete. Ma la conosciamo, sì, dai! Chi è che non la conosce, dai? La conosciamo tutti. Questa magari diamo un po' di vantaggio agli aboliche, che qua è un pochino indietro con i punti. Dai, visto, dai, eh? Dai. Questo sicuramente la conoscete. Mi chiedo un pochino. Fai bianco e verni, è da un bel po' che non lo vedo più bianco e verni. Manca avanti a me, l'ho messo appunto. Andiamo un po' avanti. Guarda il fiume scivola, e mai venire in patria. È più facile. Seguirà la regna. Dopo il fiume cosa c'è di Pocahontas? Sì, è la miseria. È il fiume, ha detto il fiume, dai. È la facile. Dai, povero! Adesso, dai, metti qualcosa che sappia pure lui, poveretto! Ok, dai, questo qui. Ce l'ho. Dai. È perdonato, allora. Lui non è della nostra generazione, è un pochino indietro, vabbè. Cosa avete capito? Dai, chi è? Ma non è la canzone. Aspetta. Io la so. C'è un non è, l'ho messa a mic sul video delle canzoni dei personaggi tutoriali, ti dai. Aladdin. Eh? Non è più. Sì, esatto. Vai. Di Aladdin. Oh, vabbè, cammino, Claro. Ci andiamo a scappottare qui. Boom. Non è vero, è vero. Azzeccate qui. Allora, siamo 7-3. Questa vediamo un po', eh. Siamo 7-3 pure. Questo è un film abbastanza particolare, non è a cartone animato, già vi dico. Come non è? Sarà come di film. È come di non lo so. Un incanto o è come Mary Poppins, può essere. Mary Poppins è come di incanto, per me è come di incanto. Oddio santo, se è come di incanto. Oddio santo, se è come di incanto. Già dico che Mary Poppins. Non è come di incanto. C'è il volume alzato? È tutto alto, purtroppo si sente molto molto basso. Un po' più avanti. Se non parte il video sono quella. Se non parte il video ragazzi sono il mio principe. Dai, dillo te, ma sai. Vabbè, come l'incanto il mio principe mi troverà, dai. No! No! E il bacio del vero amore, il bacio del vero amore! Ah, però hai sbagliato! No, però per me! È meno! No! È un punto per me perché è pulizia.
sai che per punizione, dai! Perché tu lo sapevo. Perché perde Maestella panna diabolica. Vabbè. Vabbè, ok, ok. Io lo concedo perché è più indietro, dai. Io lo concedo solo perché è più indietro. Uno di cacca. Uno di cacca. Uno di cacca. E vabbè, allora. Allora, per la prossima canzone non vi scannate perché sicuramente la conoscete. Allora. Dici sempre così, ma lui non la conosce, però vabbè. No. 6 a 4. Sì. Dai, ti stai montando. Allora, questa è impossibile che non la conoscete, dai. Scusate, io stavo cantando, le melodie noi non sono delle migliori. Quando vuoi, della porca miseria, beh. Chiunque odia la pubblicità su YouTube, chiunque odia la pubblicità di YouTube, fate un like. Scusate. Aspettate che facciamo finire questa pubblicità. Evviva! Quanto odio la pubblicità su YouTube. Pure io. Non serve a niente. E poi quella che non si può skippare, praticamente. Fa schifo, dai. Allora, 3, 2... Siamo... Vuoi prendermi in giro, veramente? Questo è il pianeta del tesoro? Difficile! Ma come? No, te l'ho fatta sentita! Allora, è il pianeta del tesoro? Difficile. Ci sono anch'io? Ecco. Senti, essere amica di Elisa, questo comporta, perché le canzoni di Max Pezzali le vai a conoscere. Vabbè, ma questo è il mio film preferito, cioè... Ma non è una cosa di... Sì, dai, il pianeta del tesoro, io non l'ho mai visto, te manco, però la canzone la sapevo. Ma questo è il vantaggio di conoscere, di avere un'amica come Elisa, che è un'amica in comune mia e di Cotoi, che è fan di Max Pezzali, quindi queste canzoni ci hanno fatto sentire. Un po' anche di Diabolik, sì, esatto. Quando ti pare... Allora... Intanto voi, io vi vedo come spolciate, immediatamente, perché se no vengo a cercare, se no dove vuole chi vi viene a cercare. Viene a cercare, viene sotto casa con un coltello. Da macellaio. L'audio potrebbe essere... Intanto vi vedo che non sta spolliciando. Spolliciate! Oh, aspetta, 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 che forse mi sento. Ce la facciamo? Sì, ce la facciamo. Parte? Vai! Zitta che non devo dire io. Io la so. Dai, la conosci! Facciamo passare il treno di... Cavolo. Del Caspio. Se qualcuno conosce dei miei treni, avrà capito perché dico Caspio. Io la so comunque. Ed ascoltate, questa è Biancaneve. Ogni desiderio si chiama. No. Ah! Ho tirato fuori. Vorrei? No. Cioè. Sì. Vorrei un amore che sia. No. Ci dà un indizio, per favore. Sia tu per me. Per me la so, ok. Cosa? Che hai detto? Il po, no, vabbè, non la sappiamo, basta. Non ho che un canto. Non ho che un canto. Io ho preso il film, vabbè. Io non sto cercando di suggerire a Diablo. Un'altra posizione viene un punto più alto. Ma perché? Che cosa ho fatto? Uffa! E basta, un Caspio però! Pivelli, basta. Pive, sei un pive. Pive, scusate. Citazioni improprie di The Maze Runner durante... Esatto. Ecco, sapete allora cosa potremmo fare? Quando finalmente finirò quel cavolo di libro, il terzo libro di The Maze Runner, faremo una bella recensione su tutti e tre i libri e su Come Dashler mi abbia rovinato la vita. Io ce l'ho da leggere anche il prequel. Lei ha da leggere anche il prequel, esatto. Farà la recensione insieme a me dai tre libri, quando avrò finito anche io con i tre libri. Non ve lo dico allora cosa dovete fare, perché già vi vedo. Ancora, dovete spolliciare, che altrimenti Diabolik si incazza. Esatto. Allora, l'ultima, dai. Quanto mi piace. Questa è la decima canzone, l'ultimissima di questa clip. Ma ho vinto! Ormai è! E vabbè. Ormai, ragazzi, ho vinto. Ormai, facciamo le due extra, così magari Diabolik recupera dopo. Ok, dai. Allora... Prima inizio io a indovinare, se non lo so passo a te. Va bene. Vediamo un po'.
Infatti è la regola che chi perde fa questa cosa. No! No! Il film lo ricordi? Attita, che devo fare io? Ho sentito, però non mi ricordo. Aspetta, non ti passo la mano. Dovrebbe tenerla per 10 secondi, ma siccome noi siamo fighi, la teniamo per di più. Il terzo ritornello, forse. L'ha detto, ti vado o no di Hercules? Oh, vabbè, basta! Oh. Hercules? Ti vado o no di Hercules? Sì, vedi. Due extra, dai, facciamo io fare che Cotori gentilmente ce l'ha preparate due extra. Nel caso... punti in più in punizione. Vabbè, allora, adesso io sto zitta, vediamo se Diabolik riesce a... allora, vediamo se Diabolik indovina le due extra, se non le indovina poi passa a me. Ok. Allora, 15 minuti siamo. Allora. Vabbè, la sappiamo, dai. L'ho messa Cameron in quel video. È di Mulan. Oh, sì. Il film ce l'abbiamo. Però di te un modo. Sì, è brava! Ma questa era tipologia. L'ha fatta, bravissimo Diabolik. L'altra, allora, vediamo. Così fai una mezza rimonta, vediamo un po' se. Dai, calmo! Come si è spento il computer? Vabbè, la carta. Un di più per me. Vabbè, non lo so. Vabbè, dai, scherzato, ovviamente. Leggiamo il punteggio. Allora, non era in faggio. 7, 8, 9, 10, 11. Vabbè, 11, contiamo così. 11, basta, 11, dai, punti per 11 punti per me, stella 96. Sì. E... scusate, vabbè. Per 8 punti per me. 8 punti. Vabbè, ho vinto di poco. Dai, 11 a 8. Dai. Per 3 punti. Complimenti. Per 3 punti, grazie. Bellissima challenge. Grazie. Dunque, ragazzi, va bene. Sì. Il foto della... No, vabbè, i bottoni li lasciamo stare. No, vabbè, io ho un'app sul telefono dove metto i pulsanti tipo gli applausi, gli alleluia, eccetera. Lo vedrete nei video delle recensioni, adesso non ve lo facciamo perché il mio telefono purtroppo... Ragazzi, sto prendendo 100 mi piace per questo punteggio. Diabolik ha totalizzato 8 punti, ragazzi, 8 punti contro 11 miei, vabbè. Dai, poco di distacco, dai. Pochissimo di distacco. Quindi, allora, noi ci rivediamo con il primo episodio di Romeo e Giulietta, questa settimana, se spera che io ce la faccia in questa settimana. Con cui... per fumare, vero? Certo, troppo Thomas, troppo Newt, troppe cose le abbiamo, vabbè. Scusate, vabbè, i momenti di fangirlamento sono normali. Vabbè, allora, Pivelli, io vi saluto. Dai, se capite, devi entrare, capite perché vi chiamo Pivelli, non è un insulto, mi raccomando, non è un insulto. Vabbè, con Cotori ci ritroviamo allora per la recensione di The Maze Runner. Vai! Ci speriamo, ci vediamo col video di Call of Duty. Noi ci vediamo prima con me, prima della recensione, ci vediamo con Romeo e Giulietta, il primo episodio. Spero che seguite tutti con la serie, perché ci sto mettendo un impegno per farla. Per favore, seguitela, vi voglio tanto bene se lo fate. Cercate di parlate del canale agli amici degli amici, ai vostri nemici, a chiunque, anche detestate, odiate, volete uccidere. Però al vostro cane, ai vostri genitori. O qualunque cosa, parlate del mio Didola canale, Favij. Parlate del video a Favij, magari Favij mi seguisse, ragazzi. Magari sì. Oggi commenta questo video perché sennò ti devo cercare. Oh, poveretto, dai, sappiamo dove tu stai. Sappiamo dove stai. Ovviamente fai gli scherzi che adoro. Adesso, ok, va bene. Allora, tanti pollicioni su per me, per Cotori, per Diabolik. Noi ci vediamo nel prossimo video. Baci a tutti. Bazinga!